Benvenuti a Patchwork, io sono Valentina e adesso vi mostrerò come in poche semplici mosse si può realizzare un portaposate in feltro. Allora, per realizzare il nostro portaposate abbiamo bisogno di un disegno scaricabile da internet oppure disegnato a mano. In questo caso io ho scelto un coniglietto, visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Lo ritagliamo. Questo è il coniglietto tagliato, adesso lo poggiamo sul feltro, lo riportiamo di nuovo sulla stoffa, preferibilmente usare la penna perché la matita va via più facilmente, quindi non si riescono a vedere bene i bordi. Una volta disegnato tutto, lo si ritaglia di nuovo. Il nostro coniglietto finito, adesso abbiamo bisogno di fare delle fessure qui per poterci infilare le posate. Per fare questo passaggio abbiamo bisogno di un pezzo di polistirolo o di legno di compensato, qualcosa che sia abbastanza rigido da non rovinare il tavolo sotto, e fare le due fessure in questo modo. Queste sono le fessure per inserire le posate. Adesso dovremmo abbellirlo e per abbellirlo potremmo mettere un nastrino di questi colori, delle paillette, in base ai propri gusti si può scegliere. Io ho scelto di mettere questo nastrino. Piegare la prima parte del nastrino, girare attorno quell'altro pezzetto, passarlo attraverso il buchetto e tirare l'estremità ed ecco il nostro fiocco. Adesso passiamo ad aggiustarlo come più ci piace, in questo modo. Tagliamo i pezzetti in più e creiamo una forma che ci piace. Applichiamolo poi dove andrebbero messe le posate. Ecco qui. Questo è il nostro portaposate finito. Vi aspetto alla prossima puntata dove vi farò vedere qualcosa di altrettanto carino. Ciao!